I piemontesi addirittura vedevano nei meridionali un popolo inferiore. Non esisteva ingegneria genetica allora. Quindi c'erano delle interpretazioni razzistiche, biologiche. Il popolo meridionale era un essere inferiore. D'Azeglio disse che non si sarebbe mai sognato di dormire con un meridionale sporco, vaioloso. Nino Bixio parlava di inferiorità biologica delle genti del sud. Non si spiegavano i settentrionali perché i meridionali, con un patrimonio naturalistico eccezionale, non riuscivano a risalire la china. Erano una palla al piede dei settentrionali. Guardate che queste assonanze nel primo risorgimento, io le rivedo anche oggi in qualche modo. Una inferiorità determinata anche da questa povertà, da una condizione sociale, che portava il meridionale, ad esempio, a contestare il settentrionale conquistatore, il brigantaggio, quest'altro fenomeno, il brigantaggio, certo dovuto anche a delle espressioni di criminalità spicciola, ma c'era anche dietro molta protesta sociale da parte di chi aveva in qualche modo realizzato un'unità che era vista come conquista e che non aveva assolutamente tentato di risolvere la questione meridionale. Certo, i dati economici, una ricchezza, ma era una ricchezza concentrata. Io voglio dire, l'unità d'Italia viene in una aneddotica neoborbonica, viene vista come la causa di un depauperamento, di una trasferimento di casse, di denaro dal sud al nord, è un'aneddotica neoborbonica che non risponde assolutamente a verità. Il popolo era un popolo povero, insomma, è stato citato anche il dato delle ferrovie, ma le ferrovie erano molto più sviluppate al nord. La Napoli-Volta ci serviva soltanto per accompagnare il re e tutti i nobili nelle loro ville in campagna, al mare, ma non era un'espressione di un miglioramento. Napoli era considerata la città senza strade. L'industria sì, era concentrata, certo, i settentrionali poi iniziarono ad adottare anche delle misure per evitare l'esportazione dalla Francia che in qualche modo danneggiarono i contadini meridionali. Ma erano contadini poveri prima e che continuavano ad essere poveri durante la fase post-unitaria. Insomma, l'unità d'Italia non portò un miglioramento in quella popolazione e risale a quel periodo già uno studio sin dall'Unità d'Italia di quale potesse essere la forma di Stato più idonea, non a risolvere la questione meridionale, non se lo posero neppure il problema il piemontese, ma qual era lo Stato più idoneo, la forma di Stato per in qualche modo garantire e rinsaldare questa unità. Già all'epoca le suggestioni venivano da modelli stranieri, Stati Uniti d'America sicuramente. Si immaginò di introdurre un meccanismo di tipo federale. Poi vi dirò perché fu rimosso, ma è un dibattito sul federalismo che deriva proprio da quella fase. Le ipotesi e i modelli che erano stati proposti erano molteplici. Teorema Guelfo, Gioberti, Rosmini, che proponevano una federalizzazione con a capo l'autorità papale. L'autorità papale, considerata il difensore della civiltà italiana, a capo di una confederazione di stati italiani, si prevedeva anche un'alta corte di giustizia per giudicare di eventuali controversie insorte tra la Dieta e gli stati confederali. Poi c'era Cesare Balbo, anche lui per una confederazione, che era l'ordinamento più conforme alla natura e alla stessa storia dell'Italia. Anzi, capite l'attualità, vi leggo queste parole di Cesare Balbo, che dovendo raccogliere da settentrione a mezzodì province e popoli quasi così diversi tra sé, c'era una diversità, quindi l'unico meccanismo era quello di una federazione tra popoli diversi. Questo
che avrebbe garantito una unità. Giuseppe Ferrari, influenzato dalle teorie di Proudhon, che è favorevole a una federazione di repubbliche e non ad una repubblica, quindi più repubbliche erano federate. E infine Carlo Cattani, favorevole di un federalismo laico, ma lui aveva una visione transnazionale, vedeva già un'ipotesi di federalizzazione tra più popoli europei, che avrebbe dovuto la federazione promuovere libertà civili del popolo. Ma anche il ministro degli interni dell'epoca era Minghetti. Era un convinto regionalista. Dovevano essere promosse le regioni, quindi diciamo una promozione di entità territoriali rispetto all'ipotesi federale un po' depotenziata, ma che in qualche modo, voglio dire, in queste proposte c'erano delle ragioni da vendere per risolvere eventualmente se l'avessero voluto risolvere la questione meridionale, perché io sono un convintissimo autonomista, un convintissimo federalista, ma a condizione di un federalismo che sia di promozione della capacità di autogoverno dei territori, capacità di partecipazione da parte del popolo e della responsabilità da parte dei governanti, ma non per un federalismo che tende a disunire. Quando si discuteva all'epoca di federalismo era perché l'autonomia avrebbe potuto promuovere le regioni, i territori meridionali. Io lo ritrovo poi in Nitti, lo ritrovo in Dorso, che erano convinti autonomisti. Non la centralizzazione dell'amministrazione dei governi avrebbe potuto risolvere la questione meridionale, ma il decentramento. Però Cavour non ne vuole sapere. C'erano preoccupazioni che un'autonomia avrebbe potuto dividere, la Sicilia non voleva partecipare, c'erano anche altre proposte, la Padania, voglio dire, non vole... c'erano proposte che venivano soprattutto dal nord, Cattaneo, che volevano vedere, vedevano una unità tra Piemonte, Lombardia, insomma, stati, e Veneto, certamente, stati del nord e sud, palla al piede, non dobbiamo assolutamente. Ma la preoccupazione principale era che siamo nel periodo del brigantaggio, ordine pubblico, rischi di disunità, assoluto accentramento. Quindi la scelta contro spinte disgreganti fu una politica di unificazione legislativa e un accentramento amministrativo che portò a quella che fu definita la piemontesizzazione del sud e quindi la legge comunale del 1859, la unificazione amministrativa del 1865, leggi che poi sono rimaste vigenti fino ai giorni nostri, la Corte dei Conti 1862, le prefetture, l'istituzione dei prefetti come rappresentante del governo e capo dell'amministrazione statale della provincia, cioè dai prefetti dipendevano gli enti locali, quindi una centralizzazione. E poi il potenziamento delle funzioni consultive del Consiglio di Stato nell'allegato D della legge 20 marzo 1865, io parlo con un prefetto, con un rappresentante di prefettura che conosce benissimo tutta questa evoluzione legislativa. La legge Pira, che era una legge dell'agosto 63 con cui fu imposto lo stato d'assedio nel Mezzogiorno, annullate le garanzie costituzionali, trasferiti i poteri ai tribunali militari, adottata la norma sulla fucilazione e sui lavori forzati. Insomma, l'effetto è di lasciare il Sud in una scia di rancore che si può ben immaginare capace di considerare giudizi di astio verso il nord e uno scarso senso dell'identità nazionale. Insomma, Cavour non si pose il problema della questione meridionale, doveva in qualche modo fissare questa unità e creare una situazione, direi, di asservimento. Tra l'altro, i provvedimenti che furono adottati non risolsero quella povertà che aveva caratterizzato finora, fino a quel momento, il campo industriale. Insomma, le industrie furono portate principalmente al nord. Francesco Nitti disse che l'unità politica non ha giovato in modo uguale a diverse parti dell'Italia unita. Le leggi economiche e tributarie, le stesse leggi di carattere sociale, giovano al nord e spesso nuociono al sud. Il Mezzogiorno sopporta un carico tributario
molto superiore alle sue forze. In consenso riceve dall'unità vantaggi molto minori. È lo stesso Gramsci. Non capisco, dice, l'unità, le masse popolari nord non capiscono che l'unità non era avvenuta sulla base di uguaglianza, ma come egemonia del nord sul mezzogiorno, nel rapporto interterritoriale città-campagna, cioè di un nord. Cioè il nord concretamente era una piovra, così lo definiva Gramsci, che si arricchiva alle spese del sud e che il suo impoverimento economico-industriale era in rapporto diretto con l'impoverimento dell'economia e dell'agricoltura meridionale. Insomma, l'unità d'Italia non risolve la questione meridionale. E questione meridionale che è rimasta.